Prepariamo oggi le focaccine di Dorgali. Si tratta di una ricetta tradizionale sarda. Per realizzarla utilizzeremo 125 g di semola di grano duro rimacinata, in questo caso utilizziamo la semola a capelli, 125 g di patata, questa andrà bollita e poi passata con il passapatate, quindi deve essere schiacciata per bene e chiaramente raffreddata prima di unirla alla semola. 25 g di strutto, anche questo sceglietelo di buona qualità, circa 10 g di lievito di birra, con questa temperatura ambientale va benissimo, non esagerate, e mezzo cucchiaino di sale. Lavoreremo tutto con la planetaria, quindi in modo meccanico, e poi per quanto riguarda la cottura invece utilizzeremo un cuocipizza. Questo è il cuocipizza della Cecotec che mi è stato inviato in prova. Io voglio provare a utilizzarlo anche con delle preparazioni differenti, quindi non solo per la pizza. Questo raggiunge i 220 gradi di temperatura, ci mette circa 3 minuti per raggiungere questa temperatura, ha un timer da 30 minuti e oltretutto guardate che figata, si può aprire a 180 gradi in questo modo e si può utilizzare quindi per fare due cotture tipo ad esempio delle piadine o qualcosa di questo tipo. È antiaderente, diametro 31 centimetri, quindi abbastanza grande, poi faremo anche una prova con delle pizze magari. Consumo circa 1800 watt, un'ottima macchina. Andremo a vedere come se la cava anche con queste focacce. Facciamo bollire la nostra patata. Mettiamo la nostra semola nella planetaria. Aggiungiamo anche il sale, mezzo cucchiaino. Ecco la nostra patata passata, adesso la lasceremo raffreddare. I più attenti si saranno accorti, ho raddoppiato le dosi. Comunque, voi troverete in descrizione le dosi esatte di quelle che utilizzeremo nella ricetta. In questo caso ho pensato di farne un po' di più perché è buona e conviene farne un po' di più. Prendiamo una decina di grammi di lievito di birra, li mettiamo in un po' di latte, diciamo un 2-3 cucchiai di latte, e lo facciamo sciogliere per bene. Quindi cominciamo la lavorazione. Facciamolo sciogliere un po'. Aggiungiamo in macchina le nostre patate. Montiamo il gancio e iniziamo a lavorare. Aggiungiamo anche lo strutto. E quindi il lievito sciolto con il latte. E otteniamo un panetto. Lavoriamo per bene. Questo è il risultato che dovete ottenere. Fate conto che ci vorranno circa 3-4 minuti di lavorazione. Come vedete, il composto è molto molto morbido. Adesso va lasciato, io l'ho tirato fuori dalla planetaria solo per farvelo vedere. Lo lasciamo nella ciotola della planetaria, copriamo con della pellicola e lo lasciamo lievitare per circa un'oretta o comunque fino al raddoppio. Dopodiché lo divideremo in quattro, ricaveremo quindi quattro panetti da circa 150 grammi in questo caso, ma nel vostro caso, se avete usato le prime dosi, saranno due panetti da 150 e andiamo quindi a farlo lievitare una seconda volta. Quindi adesso cominciamo con la prima ora di lievitazione. Ed ecco il nostro impasto coperto con pellicola, pronto per la sua prima ora di lievitazione. Dopo circa mezz'ora, guardate qui, sta lievitando, si è già quasi raddoppiato, però lo lascerò ancora terminare l'ora di lievitazione. Ecco il nostro impasto pronto, andiamo a dividerlo in quattro parti. Così.
e quindi di ognuna di queste parti andiamo a formare una pizzetta di circa 15 cm di diametro e circa 1-2 cm di spessore. Alla fine non usate il mattarello, fate così, fate con le mani, perché viene meglio, decisamente meglio. Guardate il risultato, è questo. Questo è il risultato che dovete ottenere. Come vedete, vi faccio vedere la dimensione all'incirca, quindi da circa 15 cm per 2 cm di altezza. Ecco qua le nostre focaccine pronte per la seconda lievitazione. Adesso dovranno lievitare per un'altra mezz'ora. Come vedete, questa è la dose raddoppiata, quindi se voi seguite le prime dosi che vi ho dato all'inizio, otterrete due focaccine di questa dimensione. Copriamo quindi con uno strofinaccio pulito e andiamo in lievitazione. Mi raccomando, un'altra mezz'ora. Iniziamo a scaldare la nostra macchina, quindi la portiamo al massimo 220 gradi e cominciamo, ecco qua. Allora, dovrebbe spegnersi la spia rossa, credo, quando sarà raggiunta la temperatura, quindi adesso lo vedremo. Allora, non so se si vede, questa è la prima accensione e ha fatto un pelino di fumo che è tipico di queste macchine quando vengono accese per la prima volta. Niente di particolare, nella media diciamo, e ancora non ha raggiunto la temperatura, quindi aspettiamo. La spia verde si è spenta e quindi dovrebbe essere pronta, dovrebbe essere in temperatura, quindi andiamo ad inserire le nostre focaccine. Attenta che è caldo anche sopra. Aspetta, fai così. Ok. Ne metto una per volta. Fai una per volta, dai. Andiamo due. Ce la fai? Ci stanno? Allora, dal momento che questo è un forno per pizza e non è a contatto la parte superiore, dopo che verificate che è un po' cotta da sotto, giratele. Utilizzate una spatola, chiaramente, e un po' di pazienza perché sono fragili. Ok, chiudiamo. E vediamo un pochino quanto ci mette a cuocere. Fatelo dorare per bene, deve essere così, e quindi girate. Diciamo che ci vorranno circa 10 minuti per lato. Ed ecco la nostra focaccina di Dorgali pronta. Potete personalizzarla con del pomodoro, della rucola, se vi va, mangiatela in modo moderno, oppure semplice così come la sto presentando io. È un piatto molto antico e spero che vi piaccia. Come si è comportata la nostra pizza fan? Allora, si è comportata abbastanza bene. Non si tratta di uno strumento specifico per fare questo tipo di preparazioni, ma l'ha fatta. L'unica cosa è che bisogna girare, perché qua non è come nel caso della pizza che il calore può venire dall'alto senza contatto e dal basso col contatto, ma qua bisogna girare la pietanza, chiaramente. Però ve la consiglio, la fumosità è smessa immediatamente appena ha fatto la prima accensione e adesso sta funzionando ininterrottamente da mezz'ora, perché sto cuocendo altro, e sta funzionando davvero bene, quindi consigliata. E scusate. Ma è buona pure così. Provatela con il gorgonzola. Spettacolo. Wow.